Ciao a tutti, bentornati su Occhi alla Penna e benvenuti in un nuovo Cosa Mangio in un Giorno. Per colazione, una delle mie colazioni preferite, cioè pane tostato e marmellata, accompagnati da un caffè latte. Ho utilizzato una confettura di more selvatiche fatta in casa dalla mia mamma. E come vedete ho abbondato perché mi piace moltissimo. Per pranzo in un padellino sono andata a soffriggere mezza cipolla bianca con un po' d'olio extravergine d'oliva ovviamente, per poi aggiungere dei funghi surgelati. E questo sarà il condimento per la mia pasta delle tagliatelle. Per cena sono andata a fare il mio polpettone di carne macinata, quindi alla carne macinata ho aggiunto un uovo, del pan grattato, un goccio di latte e tantissime tantissime spezie e ovviamente del sale. Dopo aver amalgamato tutto per bene, sono andata a stendere la carne macinata su un foglio di carta da forno e ho cercato di dare una forma rettangolare quadrata al mio polpettone. Dopodiché sono andata ad aggiungere del formaggio a fette e delle verdure grigliate avanzate. Volendo si può aggiungere qualsiasi cosa, anche uova sode o wurstel, qualsiasi cosa che vi piace. Aiutandomi con la stessa carta da forno sono andata a rigirare su se stessa la carne formando appunto un polpettone, assicurandomi che si chiudesse da tutti i lati. Sono andata poi ad arrotolarlo come se fosse una caramella nella stessa carta da forno, per poi infornare a 180 gradi per 15 minuti, dopodiché ho tolto la carta forno e ho ultimato la cottura per altrettanti minuti,
senza carta forno, appunto. E voilà, questo è il mio polpettone e la mia cena. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi, come sempre, ci vediamo alla prossima. Ciao!